Benvenuti alla nuova pillola del CSF. Questa volta parliamo di caffè, ne parliamo con il caffè di eccellenza a Napoli dal 1870. Elio Barbera di Caffè Barbera. Elio. Salve a tutti. Elio, una storia fantastica, ce la vuoi raccontare? Sì, allora, la Barbera Caffè è un'azienda, diciamo, storica italiana, nata nel 1870 in Sicilia, grazie a Domenico Barbera, che fu soprannominato dai propri clienti il mago del caffè. Per questa ragione vedete questo piccolo loghetto che rappresenta questo mago, è un logo, diciamo, con tanti anni. Questa è una bella curiosità, perché il caffè col mago non l'aveva capito nessuno. Esattamente. E, diciamo, l'azienda ha subito chiaramente varie passaggi generazionali. La seconda generazione, Antonino Barbera, è stato quello che ha incominciato a distribuire questo caffè, che veniva fatto in un negozio di coloniali inizialmente, e cominciò a distribuirlo, diciamo, nei piccoli negozietti inizialmente, con i cavalli addirittura. Abbiamo ancora delle foto con le prime macchine, comunque con i cavalli veniva distribuito questo caffè. E tu sei la sesta generazione. Ovviamente oggi vedi quello che è stato il frutto di un lavoro che è all'italiana, perché a noi italiani piacciono le storie delle aziende che sono cresciute sul nostro territorio con sacrificio, e sicuramente passando anche per la guerra, passando per i terremoti, passando dappertutto, il Barbera oggi è qui e abbiamo la stessa generazione che ci porta una curiosità, un qualcosa di particolare. Che cosa? Allora, oggi andremo a spiegare la cosiddetta cucumelle napoletana, oppure moca napoletana, il termine, diciamo, classico dell'industria del caffè, che è questo aggeggio molto particolare che fu in realtà inventato in Francia, la gente non lo sa, ma fu inventato nel 1819 dal signor Maurice a Parigi, ed era stato creato come un oggetto di design. Questi francesi. E sì, la leggenda napoletana dice che i napoletani fecero una colletta per permettersi questa prima moca napoletana francese, che era fatta di rame, perciò era molto costosa, e riuscirono a riprodurla con dei materiali un pochettino più economici, come l'alluminio e altri materiali, e furono i napoletani effettivamente a spingere questo, diciamo, questo aggeggio come estrazione di caffè, e diventò famosa grazie, diciamo, a Napoli, perché in Francia oggi non la conosce nessuno. Ora avrete un privilegio: Elio Barbera vi fa vedere come realmente si fa, e chi l'ha a casa, voi la fate così? Guardate la pillola del CSF. Allora, prepariamo il nostro caffè con la cucumella o anche moca napoletana. La scomponiamo in quattro pezzi, in quattro parti. E nel fondo della cucumella andiamo a riversare dell'acqua, circa 50 ml, diciamo, di acqua. Successivamente andiamo a misurare la quantità di caffè che andremo a mettere, che dovrà essere intorno ai 6 grammi per 50 ml, 5-6 grammi. Chiudiamo il coperchio, che servirà da filtro. Inseriamo il coperchio nel fondo della cucumella, chiudiamo con la parte superiore. Mettiamo la cucumella sul fuoco, fuoco lento, e dopo circa 3-5 minuti vedremo che da questo forellino uscirà dell'acqua, e questo chiaramente ci fa capire che il caffè è pronto, o comunque che l'acqua è entrata in ebollizione. Successivamente giriamo totalmente la moca napoletana, aspetti che l'acqua che è entrata in ebollizione filtri nella cialda di caffè, e in questo momento metti il cosiddetto cuppitiello. Aspettiamo 3-5 minuti e poi versiamo il caffè. Il caffè è pronto. Avete visto come si usa? Ora approfittiamo, facciamoci dire un'altra curiosità. Elio, lo conoscete il cuppitiello che si mette nel beccuccio del caffè quando si aspetta l'estrazione chiaramente del caffè? Serve a mantenere la temperatura costante all'interno della moca.